Venerdì 17 agosto 1979. È morta il giorno di Ferragosto. A soli 6 anni si è viziata e violentata da un maniaco sessuale nel quartiere più popolare di Salerno, quello di Mariconda. La piccola vittima, Stefania Muraro, figlia di un pescivendolo, è stata attirata dal bruto Giuseppe Sgangarella, di 19 anni, pregiudicato per rapina e per atti di libidine, in una soffitta di via Calatafimini, sempre nel quartiere di Mariconda, e qui uccisa dopo atroci sevizie. Il presunto assassino, contro il quale gravano indizi schiaccianti, è ancora in libertà ed è ricercato. L'enorme quartiere ghetto adesso sembra essersi placato. Dopo due notti insonni, gli uomini e le donne del quartiere sono tornati a dormire. Persino le strade, per tre giorni battute ininterrottamente da decine di squadre di ricerca e di notte illuminate da centinaia di fiaccole e torce, hanno ripreso l'aspetto solito. Le macchine della polizia sono scomparse e i bambini sono tornati a giocare nei cortili. Il giorno della scomparsa, le ricerche della bambina erano continuate per tutta la notte. All'alba, avvolto in una coperta, orrendamente martoriato, fu ritrovato il cadavere della bambina, incastrato tra un muro e la carcassa di una vecchia auto. Il corpo di Stefania era a poca distanza dal modesto appartamento nel quale abitava e dalla soffitta nella quale il suo assassino viveva. Giuseppe Sgangarella, un ragazzo, si era trasferito in quella soffitta quando, uscito dal carcere minorile, la madre e le sorelle non lo avevano più voluto in casa. I suoi abitano nello stesso palazzo e lui vi andava solo per chiedere soldi ogni tanto e per farsi lavare qualche indumento. Nella sua soffitta, invece, passava intere ore da solo a pensare o a vestire o svestire le 6 o 7 bamboline che vi aveva portato. Le lavava, fingeva di imboccarle, le metteva a letto cullandole. Da quando era uscito dal carcere, vi era stato rinchiuso 4 mesi prima perché abusò di un ragazzino, Giuseppe aveva perduto ogni amico. Il padre, un pescatore poverissimo che non aveva nemmeno una barca, era morto quando lui aveva 14 anni. Da allora Giuseppe aveva lasciato la scuola e la turba psichica, da sempre presente, era diventata mania. In questura dicono che aveva qualche precedente per furto, roba però di poco conto. Alla sua soffitta i carabinieri e la gente del quartiere ci sono arrivati quasi subito. Vi hanno trovato un materasso sporco di sangue e le scarpe e le mutandine di Stefania. La madre e le sorelle di Giuseppe si erano accorte di quanto accaduto. Non avevano denunciato il fatto e avevano cacciato di casa l'assassino. All'alba di giovedì, appena trovato il cadavere di Stefania e scoperto l'assassino nel quartiere Mariconda, è cominciata la caccia all'uomo. Gli stessi giovani e le donne, gli stessi operatori che fino a poche ore prima cercavano disperati Stefania e consolavano con affetto i genitori, adesso erano partiti alla cattura di Giuseppe. Giuseppe Sgangarella lo hanno preso per fame venerdì mattina. Erano 2 giorni che non toccava cibo e stava nascosto negli scantinati di un immenso ospedale, da anni in costruzione. Qualcuno lo ha visto nei pressi di una panetteria e ha avvisato con una telefonata anonima la polizia. Prima degli agenti però è arrivata una delle squadre. Giuseppe, scoperto, non ha tentato nemmeno di difendersi, si è buttato a terra ed ha lasciato che facessero. Quando sono arrivati i poliziotti sanguinava ed è stato difficile strapparlo dalle mani degli aggressori. Stava male e doveva essere portato in ospedale. È stata necessaria una lunga corsa sino al posto di pronto soccorso di Cava dei Tirreni, lontana 10 km. Lividi sul collo, stretto da un foulard colorato, un principio di incendio appiccato al materasso, un gatto morto ai piedi della donna. Sono gli elementi dell'ultimo mistero fiorentino, la morte di una prostituta in periferia, Anna Milvia Mattei, che ha concluso a 46 anni una vita sfortunata. Vedova di un uomo morto in ricovero, madre di 2 figli, Simone, 24 anni, e Roberto, 30, entrambi in carcere per droga, è alcolizzata, invalida civile e prostituta, che riceveva senza clamori i pochi clienti nell'edificio a 3 piani di San Mauro a Signa,
di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari. E infine la coabitazione con due persone, una collega di lavoro, Marinella Tudori, 35 anni, ex compagna di uno dei suoi figli, e il nuovo amante di quest'ultima, Fabio Vinci, figlio di Francesco, uno dei tanti sospettati di essere il mostro di Firenze, trovato carbonizzato in un'auto sulle colline pisane nell'agosto 93. Quando il magistrato di turno, Paolo Canessa, è stato avvertito della scoperta del cadavere e di tutti questi elementi, deve aver pensato a una maledizione. Proprio lui, pubblico ministero al processo contro Pietro Pacciani, sa bene quanto negli ultimi 20 anni gli omicidi delle prostitute a Firenze, una lunga sequenza di casi risolti, si siano intrecciati con le piste battute per trovare il maniaco. Un elenco di delitti impuniti. Giuliana Munciatti, 41 anni, venne trovata il 12 febbraio 82 nel proprio piedaterra, trafitta da una trentina di coltellate. Il 13 ottobre 83 venne assassinata Luisa Meoni, 46 anni, soffocata nel suo appartamento con un batuffolo di cotone e trovata con gambe e mani legate. E il 14 dicembre fu uccisa Clelia Cuscito, 37 anni, con 15 coltellate. Giuseppina Bassi, detta Pinuccia, 55 anni, venne strangolata il 27 luglio 84. E se non bastassero queste suggestioni, a rendere difficili gli accertamenti, i carabinieri intervenuti a San Mauro a Signa devono prendere in esame una ricostruzione che appare difficile, e il mistero del gatto. La ricostruzione è stata Marinella Tudori a scoprire il cadavere di Anna Milvia Mattei, rientrando a casa alle 8.30 di ieri, dopo aver lavorato la notte. Fin dalla strada si è accorta del filo di fumo che usciva dalla finestra del primo piano della palazzina. Ha trovato la donna distesa sul letto, vestita solo con una maglietta. Attorno al collo il foulard, ben stretto, e sotto un collarino di stoffa bianco. Il materasso al quale era stato appiccato il fuoco bruciava e le fiamme avevano avvolto i piedi del cadavere. Il materasso di gomma piuma ha rallentato la combustione. Marinella ha raccontato che al momento dell'apertura della porta l'appartamento era saturo di fumo tossico. La ventata d'aria ha provocato un improvviso aumento delle fiamme, tanto che la giovane ha chiamato per primi i vigili del fuoco. Ai piedi del letto, il gatto morto. Gli investigatori hanno portato via anche la carcassa della bestiola, consegnandola, insieme col cadavere della donna, all'Istituto di Medicina Legale, nella speranza che le analisi possano fornire qualche chiarimento. Per ora si lavora sull'ipotesi che l'omicidio sia opera di un cliente, l'ultimo di Anna Milvia Mattei, che per coprire l'assassinio avrebbe tentato di appiccare il fuoco nella speranza di cancellare le tracce. Certo, non è passato troppo tempo tra l'azione dell'omicida e la scoperta del corpo senza vita. Il primo ad essere interrogato è stato proprio Fabio Vinci, che ha raccontato dov'era quella notte e sembra abbia fornito notizie convincenti. Ma gli accertamenti sono appena iniziati. 26 giugno 97. La conoscenza tra Pacciani e Vinci, un collegamento che a quanto è emerso sarebbe passato anche per le sedute speritiche tenute nella casa di Salvatore Indovino, sarebbe stata confermata in particolare da Giuseppe Sgangarella, al quale Vinci, in carcere, avrebbe confessato negli anni 80 di conoscere Pacciani, da una decina d'anni. Sgangarella, che era stato in carcere anche con Pacciani, era l'uomo che l'agricoltore di Mercatale temeva che potesse mettergli qualche gingillo. E ciò poco prima che nel suo orto fosse ritrovato il famoso proiettile calibro 22, uno degli indizi principali del processo a suo carico. Si chiama lei? Sgangarella Giuseppe. Giuseppe, dove è nato? Salerno. Quando? 28-61. E siamo in carcere, vero? Sei in carcere. Sto dicendo. Sgangarella, può dire innanzitutto alla Corte da quanto tempo lei è detenuta a Sollicciano? A Sollicciano esattamente non mi posso ricordare, signor pubblico ministero, però so parecchi anni. Dall'inizio, lei ricorda quando fu
fu arrestato, per il fatto per cui lei è detenuto, in che epoca? Fu arrestato il 17 agosto del 1979. 79. E il fatto per cui fu arrestato non è avvenuto a Firenze? No, a Salerno. A Salerno. Quindi lei è venuto a Firenze successivamente? No, mi trovavo nella casa di reclusione di Porto Azzurro. Ah. Poi quando si fu aperto, che hanno aperto il carcere di Sollicciano, sono stato tradotto nel carcere di Sollicciano. Quindi Sollicciano, da quel che abbiamo presente in quest'aula, è aperto all'inizio degli anni 80, quindi sì. Può essere che lei sia Sollicciano da più di 15 anni? Sì, sì. È così? Sì. Lei ricorda di aver conosciuto Vinci Francesco? Sì. E ricorda di averlo conosciuto in carcere a Sollicciano o al centro clinico? Al centro clinico. Ricorda come mai il Vinci la prima volta l'ho conosciuto quando gli è iniziato lo sciopero della fame. Il Vinci? Sì, e la seconda quando ci avevo la mano fasciata. Ah, cioè è venuto centro, due volte? Al centro clinico. Senta, lei con il Vinci Francesco ha stretto una qualche amicizia, confidenza, le parlava di qualcosa il Vinci? Ho avuto quel poco di confidenza che potevo avere dal signor Pubblico Ministero, perché anche lui aveva tante di quella paura di parlare. Allora ho iniziato a parlare di quello che avevo commesso e tutto, allora il Vinci si è cominciato un po' a aprire con me. Cioè lei a Vinci riferì cosa aveva commesso, sì, lei Sgangherella, e allora lui si è cominciato un po' a aprire verso di me. Lei ricorda qual era l'accusa che veniva formulata al Vinci a quell'epoca? Che fu indagato il MOS di Firenze. Le ricorda, aprendosi, il Vinci cosa le diceva? Il Vinci la prima cosa che mi disse Sgangherella, mi devi fare un piacere, se tu per caso uscirai o in permesso o dove vai, dovresti portare una lettera a mia moglie Empoli, perché ho paura che i miei amici mi fanno fuori. Cioè, quando era detenuto con lei, che abbiamo ricostruito, siamo gli anni 82-83, lui aveva paura di essere ammazzato. Sì. E le offrì, le chiese di dare una lettera da portare, sua moglie a Empoli. Lei gliela portò questa lettera? No, non ho potuto prendere quelle lettere perché non so dove sono stati quei giorni, già come gli disse. Sì, sì, ora Sgangherella, lei come sa, quello che ha già riferito al PM lo deve riferire alla Corte e deve dire la verità come le ha detto il Presidente. Quindi lei dice questa lettera non gliela dette perché poi fu scarcerato lui Vinci. Sì, quando sono ritornato in sezione mi disse gli amici che Vinci era stato scarcerato. Senta una cosa, ma perché Vinci aveva paura di essere ammazzato? Cosa non lo, questo non lo so, le emittente mi cominciava a fare il Vinci, dice che aveva il terrore terribile di Pacciani. Sempre quella questione, si riunivano in una fattoria, no, ecco, scusi, ce la vuole spiegare per bene questa? Allora, quando iniziò a parlare con il Vinci, allora il Vinci mi cominciò a dire che lui teneva che lo facevano fuori i suoi amici di fuori. E chi erano questi suoi amici di fuori? Non mi disse i nomi, ma mi disse soltanto mi devi fare un piacere, se tu vuoi in permesso vai là, se puoi portare una lettera a mia moglie a Empoli, e in caso mi succede qualcosa devi portare alla procura di Firenze, mi disse il Vinci. E poi incominciò a parlare un po' per il Vinci, ma perché c'hai tanta paura? E dice, ma guarda, così e così, io Pacciani, un certo postino di San Casciano, un certo mago, a due prostitute ce l'ho in una fattoria, e facevamo alcune sue cose, dettavo legge Pacciani. Sì, ci vuole spiegare un po' meglio, lei l'ha spiegato meglio, lei deve ricordarsi che deve dire la verità, quindi ci deve, sì, spiegare esattamente cosa Vinci le diceva di questa fattoria, dove andavano, e lei parla di un mago, di due prostitute? Un mago, due prostitute, un certo postino di San Casciano. Altro... Ma il nome Pacciani glielo fece? Sì, sì, me lo fece il Vinci di Pacciani. E come mai aveva conosciuto, secondo quello che all'epoca l'avrebbe riferito il Vinci, perché Vinci aveva conosciuto queste persone? Ma il Vinci mi cominciò a fare anche quell'altra confessione che dice che il Pacciani era avuto un bambino da una donna, e poi è successo il finimondo fra Pacciani e il Vinci, una faccenda di un bambino che già sta scritta negli atti, come le sa. No, io non dicevo più nulla. Senta, torniamo un attimo a questo, a questa fattoria dove si riunivano, o questo posto non me l'ha mai spiegato. Non gliel'ha mai spiegato. Gli ho fatto uno schizzo su un foglio, come avrebbe essere, come mi disse il Vinci, gli schizzi.
In quanti Pacciani, quando lo conobbi in carcere... Lei lo conosce dopo il Vinci. Conosci il Vinci, poi il Vinci è stato scarcerato, poco conobbi Caramosca, che Caramosca poi c'è la 10 e si è messa a fare il portavitto, però per me non ha avuto nessuna confidenza il Caramosca. E poi ho conosciuto i Pacciani. Beh, e del rapporto fra Vinci e Pacciani, come mai si conoscevano? Si conoscevano perché giustamente Pacciani era l'amante della Milva Maladesta. E questo chi gliel'avrebbe detto, scusi? Sempre era... Vinci. Capisce, ma tutti questi nomi lei come fa a saperli? Ma se questi nomi me l'ha detto soltanto il Vinci, non è che me li può dire nessuno. Ma le diceva una prostituta o le diceva... No, mi diceva soltanto il prostituto, non mi diceva i nomi. Ecco, lei invece ha riferito che questa donna lei la conosceva come la moglie di un qualcuno, è così? La Milva Maladesta. Sì, ho capito, noi bisogna vedere di capire se questi nomi e questi racconti che le vengano fatti, come dice lei, in che momento gli sono stati fatti. Quindi io le chiedo, il Vinci di questa donna, che lei dice Milva Maladesta, cosa le diceva? Che era amante del Pacciani o quello che è? Mi diceva che era l'amante del Pacciani da parecchio tempo. Ma era una donna giovane? Sì, era una ragazza quando lei conobbe Pacciani, come mi dice. Mi diceva il Vinci, che poi il Vinci stesso mi disse che il Pacciani era conosciuto un'altra donna, era avuto un bambino, una bambina, non mi ricordo preciso nel verbale cosa riferito. Di questo non ha riferito niente. No, si è riferito al commissario. Perché Scangarella, poi lei dice, poi ha anche un'accusa di questo tipo, di essere stato in casa di una donna, indipendentemente dal fatto che l'accusa le viene mossa, la Mattei Milva, e in quella casa c'era appunto un figlio. Sì, allora, Vinci. Lei lo sapeva che quel ragazzo era il figlio del Vinci? Non lo sapevo proprio, non lo sapevo. La sera che conobbe la tutore Marinelli mi portò a casa, a San Mauro a Signa, e cioè, mi sono seduto sul letto, e allora al momento la tutore Marinella mi sentò il Vinci Fabio e mi disse: guarda, questo è il figlio del Vinci. Diceva, tuo babbo è mio carissimo amico, gli disse, sarà Vinci quello in carcere. E allora in quel momento il dottor Marnelli Vinci mi disse, guarda che mio babbo è stato bruciato vivo in macchina. E in quel momento non ci ho capito più nulla. Allora era vero, la mia mente mi ha fatto la coscienza, allora davvero teneva con la sua vita il Vinci. Perché non le fa portare questa lettera a moglie fuori? Ma sono passati tanti anni, lei... Io a me questo me lo disse il dottor Marnelli e il Vinci la stessa sera. Il 28 di maggio del 94. Io non lo sapevo che Vinci era stato bruciato vivo in macchina. Io l'ho saputo da Vinci, figlio da tutto. Lei è sicuro che questo Fabio Vinci, di cui lei conosceva il padre, lo conosce solo quella sera? Insomma. No, l'ho conosciuto quella sera a casa della dottor Marinella. L'ho conosciuto perché... Guarda caso, poi, indipendentemente dall'accusa, lei su questo non ha diritto di non dire nulla, ovviamente qua è teste, è proprio in una casa dove poi c'è una persona che muore. L'ho conosciuto quella sera che poteva, che lui era l'amante di Tudore Marinella. Okay. Il Vinci sarebbe ex figlio. Senta, lei con questa donna che poi è morta, indipendentemente da come è morta, ha mai parlato del fatto dei sì, ci ho parlato una sera, se mi sbaglio bene, di 25, mercoledì, non so se è preciso mercoledì o 26. Cioè qualche giorno prima della morte? Sì. Ed era verso le 7 e mezza di sera, e mancavi il pane in cucina e cosa. Allora la tutore Marinella dice: Giuseppe, dammi le chiavi del tuo motorino, devo andare a comprare un po' di pane. E allora rimanete 10-15 minuti a parlare con la Mattei Milva. Quello... Che poi è morta. Sì, la Mattei Milva mi faceva delle strane cose: Giuseppe, ho paura, e diceva: ma di che cosa hai paura? Dimmela, se posso fare qualcosa lo faccio. Trova tutta gente che ha paura. E cosa le diceva? Diceva coppa mano, qua Vinci, Marinella, roba, mi massacrano di botte, roba, questa cosa qui, ho paura del Vinci, delle persone che porta a casa. Senta una cosa, lasciamo fare questo discorso che riguarda forse più la sua imputazione. Questa Mattei le ha mai parlato di fatti relativi al mostro?
No, a me questa qui non me l'ha parlata la Matemilva, ma me l'ha parlata l'assistente sociale Francaforti. Ah, miseria, c'è sempre l'assistente. Prego, prego. Cioè... lei che andava a parlare con la donnina di Santonino, che è anche la Francaforte, sempre che lei sapeva qualcosa sul mostro di Firenze, gli raccontò che la Matemilva sapeva qualcosa del mostro di Firenze. A me questo me l'accennò, me l'ha detto la Francaforti, come l'ha raccontata in aula, e poi è stata interrogata più volte a Francaforti su questa storia qui. Con lei quindi questi racconti non li ha fatti? Non l'ha fatto a Francaforti questi racconti. I giudici di corte d'assise hanno assolto per non aver commesso il fatto Giuseppe Sgangarella, ergastolano di Salerno, accusato di aver ucciso nel 94, durante un permesso, strangolandola, una prostituta fiorentina, Minva Mattei, il cui cadavere, parzialmente carbonizzato, era stato scoperto nel suo appartamento di San Mauro a Signa. Il PM Paolo Canessa ne aveva chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per omicidio volontario, ma i giudici d'assise non hanno ritenuto validi gli indizi a suo carico. Sgangarella stava scontando nel carcere fiorentino di Sollicciano una condanna all'ergastolo per aver violentato e ucciso nel 79 a Salerno una bambina di 6 anni, amica di sua sorella. Secondo Canessa, nel 94, durante un permesso del carcere, l'ergastolano avrebbe strangolato la donna. La sua uccisione torna a essere così uno dei casi su cui, nell'ambito dell'inchiesta TER sui delitti del mostro, sta indagando la squadra mobile. Era stato Pietro Pacciani a sostenere che la morte della donna sarebbe stata opera del vero mostro.